Oh, salve! Questo è l'ultimo video che faccio su Disney Illusion Island. Un titolo che mi ha deluso tantissimo e vi spiegherò in questo video il quale, il perché e il come. Mi sono segnato degli appunti, i pro e i contro. Infatti questo video lo dividerò in due sezioni. Guardate questo video fino alla fine. Questo tra l'altro è anche l'ultimo video che faccio, visto che siamo ad agosto. È il 17 il giorno in cui sto registrando e purtroppo non sto a casa, non posso registrare. E quindi niente, per un periodo mancheranno i video, ma comunque ritorneremo, perché tanto esce un sacco di roba. Ma parliamo di Disney Illusion Island. Direi di iniziare con i pregi, i grandissimi pregi del gioco. Partiamo subito con la trama. Il gioco ha una trama che è banale, ma comunque si parla di un gioco platform con Topolino per giunta. Ci sono tanti elementi fighi. Bisogna prendere questi tre tomi, rimetterli al loro posto per ristabilire quello che è il bilanciamento dell'universo, del mondo. E questa è un po' la trama del gioco. Questi tomi sono stati rubati e noi, con Topolino, Pippo, Minnie e Paperino, bisogna andarli a prendere. La trama c'è, è un po' banale, però comunque vi permette di andare avanti. È, diciamo, semplicemente lo scopo principale del gioco, ossia andare avanti nel mondo e nei mondi, perché ne sono quattro, e bisogna prendere questi tre tomi differenti. Tutto ciò ovviamente condito da delle cutscene, ragazzi, che sono bellissime. Sono animate da Dio e sono palese il corto animato di Topolino che c'è su Disney Plus. Cioè, le cutscene sono talmente uguali al cartone e soprattutto ai corti animati che ho visto su Disney Plus, che fa paura, sembra di vedere un episodio sulla Nintendo Switch. Io i prossimi giochi, perché usciranno sicuramente i prossimi giochi su Topolino, voglio delle cutscene così, sono veramente fighissime. Per non parlare poi del doppiaggio, noi italiani abbiamo anche il doppiaggio italiano con i personaggi doppiati dagli stessi doppiatori. Cioè, è fantastico sentire Topolino con quella voce là, italiana, e non con la voce americana di Mickey Mouse. È veramente fighissimo e io rimanevo veramente a bocca aperta ad ogni cutscene, perché era strabiliante, era bellissimo. Sembrava veramente appunto di star giocare, cioè di star giocando un episodio. È fantastico. Però non tutto è così bello, perché poi queste cutscene secondo me costavano un po' troppo e loro hanno alternato tra cutscene e dei momenti dove i personaggi sono fermi e ci sono dei sottotitoli, delle vignette con delle scritte. Diciamo che là veramente mi sono cascate le palle ogni volta, perché poi la cutscene durava 3 secondi e invece il momento con le vignette, le cose, 3 anni. Cioè, sapete bene, non si tratta neanche di dover leggere le varie vignette, ma è semplicemente la rottura di coglioni che, cioè, non succede niente a schermo. Ci sono solo queste vignette, te devi premere X, la vignetta va avanti e tutto così il gioco. Un applauso però lo farei anche al team di sviluppo e soprattutto al team artistico di Disney Illusion Island, perché l'art design, ragazzi, e lo stile del gioco è veramente azzeccatissimo, è stupendo. E questi modelli 2D dei personaggi, ragazzi, sono fatti veramente bene. Cioè, sono disegnati a mano, sembra quasi, non lo so, che il personaggio sia completamente staccato da quello che è lo sfondo, ok? Lo sfondo è tutto fatto a pastello, mentre poi ci sono loro i personaggi che sono disegnati appunto con dei contorni, i bordi neri. Sono veramente, cioè, l'art style del gioco è veramente fighissimo e azzeccatissimo con il mondo di Topolino. Mi è piaciuto veramente troppo. E una cosa che si nota, ragazzi, è la cura nella realizzazione dei mondi, ma soprattutto dei personaggi. Ogni personaggio ha uno stile veramente fighissimo e sono proprio belli. Cioè, li vedi, anche i vari boss sono veramente fatti da Dio. E ogni volta è una scoperta. Ogni volta che trovi un nemico diverso è una scoperta. Tranne per i micro boss, sai, quei cazzilli che trovi a giro, no? Per la mappa, quelli là sono orrendi. Non so chi li abbia fatti, secondo me qualcuno del piano di sotto, perché non si capisce, cioè, non si sa se sono piante, non si sa se sono boh. Però comunque i boss e i personaggi principali sono veramente belli. Anche i vari personaggi con la quale noi avremo contatto nel gioco hanno uno stile tutto loro, che è staccato dal mondo di Topolino, perché sono completamente diversi da quello che ci hanno fatto vedere negli anni la Disney con Topolino, Paperino, eccetera. Però comunque allo stesso tempo sono dei personaggi che tu colleghi al mondo di Topolino. Questa cosa è meravigliosa, ripeto, tranne per i mini boss che ci sono, come si chiamano? Non mi viene il termine, i cazzilli che ti uccidono nel livello, quelli là sono
cioè non so chi l'abbia fatti. Un'altra cosa bellissima è che è l'unica cosa appunto che mi ha portato a giocare il titolo per tipo 8 ore, 9 ore, perché comunque è abbastanza breve come gioco, sono i salti. Il parkour che c'è all'interno del gioco, il platform che c'è all'interno del gioco è fatto da Dio, i salti sono perfetti, sembra quasi che prima della pubblicazione del gioco siano stati provati e testati, perché sono perfetti. Tu atterri, il gioco è fatto apposta per farti atterrare su quella piattaforma, cioè nel senso non puoi sbagliare, premi X, è tutto come posso dire, pensato e ragionato per portarti su quella piattaforma. E poi ragazzi, c'è una cosa, voi ora direte è un platform 2D, cioè sbagliare il salto in un platform 2D è impossibile. No, invece ci sono alcuni giochi che anche i platform 2D sbagliano il salto, nel senso che non c'è coordinazione, magari l'input lag è un po' diverso. Qua è tutto perfetto, il salto è perfetto e non era facile farlo. Questo perché? Perché, ripeto, lo stile che hanno scelto per il design, che hanno scelto per Paperino, Pippo, Topolino e Minnie, sembra quasi staccato da quello che è lo sfondo del gioco, no? Sono in costante movimento, cioè i personaggi si muovono sempre, in ogni istante. E quindi quando tu premi X per saltare, ora ho detto X ma in realtà è B, il personaggio attacca subito l'animazione del salto, cioè non c'è quel delay che magari loro si fermano e poi saltano. E ci sono giochi 2D che l'hanno fatto, eh. E poi ripeto, l'atterrare dopo il salto è fatto da Dio. Anche poi con il doppio salto, che in realtà non si chiama doppio salto ma si chiama tipo salto in lungo, mi sembra, è fatto veramente bene, cioè a livello platform è fatto benissimo, cioè è proprio bello. Anche perché, ora andremo avanti e ve lo dico, nel gioco sbloccherete varie abilità e il gioco sin da subito ti fa vedere che ci sono delle zone dove puoi entrare solo se hai quell'abilità sbloccata. Ma ripeto, i salti sono perfetti, non posso dire nulla, cioè sono veramente fatti a mano d'opera, veramente. Volevo parlarvi delle abilità. Le abilità in questione dovrebbero essere 6, non voglio di cazzate, non me lo ricordo. E ragazzi, sono abilità che sblocchi, ma perché le devi sbloccare, cioè nel senso sono abilità che tu sbloccherai nel gioco andando avanti, ma che effettivamente mi sono chiesto perché non ce l'avevo già dall'inizio sta cosa. Cioè sono abilità che si sblocchi ma non ha un reale senso sbloccarlo. Ma questo tutti quanti i collezionabili del gioco hanno questa cosa. Poi ne andiamo avanti e ne parlo nella parte dei difetti. Diciamo che questa cosa delle abilità non sapevo se metterla nei pregi o nei difetti, nel senso che sì, aumentano il modo di giocare del titolo, però ragazzi sono cose talmente stupide, cioè nel senso, se voi prendete un New Super Mario Bros, ok, queste meccaniche già c'erano al primo livello, quindi perché andarla ad inserire? Poi tra l'altro una si sblocca proprio praticamente alla fine. Non ha proprio senso questa cosa, io non l'ho capita, vi giuro. Ok, tutti i pregi, anche se non sembravano pregi, sono finiti, ok? Tutti i pro del gioco sono finiti, sono gli unici che sono riuscito a prendere. E ragazzi, nella parte difetti ci sono delle cose che, cioè, non ha senso. Va bene, direi di partire subito e partiamo con la cosa principale che è la mappa. Non l'avessi mai detto. La mappa 2D che a quanto pare loro hanno optato per fare questa mappa, diciamo, open map, nel senso che è solo una mappa di gioco, basta, non ci sono caricamenti, ci sta, è un pro, ma la mappa è fatta male. È fatta male perché è fatta a mo' di formica, no? Tutto quanto con questi intrecci così, non si capisce niente, se non ci fossero quelle 3-4 volte le indicazioni saresti praticamente nella merda. La rottura di cazzo, ragazzi, scusatemi delle parole, è l'aprire start ogni volta, premere option ogni volta perché non sai mai dove devi andare. Ma dico io, mettere delle icone a schermo, o che ne so, mettere anche solo delle indicazioni in mappa, cioè non c'è nulla, è fatta talmente male come mappa. E poi ogni zona è troppo simile l'una dall'altra. Sì, magari una sembra un po' più tecnologica, una un pochino più cyberpunk, l'altra un pochino più foresta. Ma ragazzi, cioè, non ha senso, sono tutte troppo simili. Anche i colori che hanno usato sono troppo uguali a quelli precedenti, delle mappe precedenti, delle zone precedenti, chiamate come volete. Cioè, l'unica cosa che differenzia le zone sono i nemici, questi nemici piccolini. Ma per il resto non sai proprio dove devi andare. Cioè, ogni corridoio è uguale al corridoio di prima, quindi tu non sai dove ti trovi. I salti sono tutti quanti uguali.
mi sono trovato mille volte, non sto scherzando, ma tantissime volte, a rifare la stessa zona e poi dopo rendermi conto che io là già ce l'ho passato. Il gioco si può finire in 5 ore, 5-6 ore, io ci ho messo 9 perché le altre 3 sono me che non mi so orientare nella mappa. Un'altra cosa che ho odiato sono le meccaniche e gli enigmi e i boss che ci sono all'interno del gioco. Perché ogni meccanica e ogni enigma che c'è nel gioco è copiato e appiccicato nella zona successiva. Vi troverete a cercare chiavi ogni santa volta. Voi arriverete a una zona, c'è una porta. Che devo fare con questa porta? Devi trovare 3 chiavi. Le trovi, sblocchi la porta, poi vai avanti, trovi un'altra porta, devi trovare altre 3 chiavi. E ragazzi, il gioco è tutto così, non cambia. Per non parlare ovviamente anche delle meccaniche, diciamo quelle dove devi tornare indietro una volta che hai ottenuto le abilità. Torni indietro, sbloccata l'abilità, torni indietro, spacchi quel muro, scendi giù, prendi la carta, sali su, poi torni di nuovo là. È tutto sempre uguale, non cambia nulla, è veramente assurdo e si ripete troppo, troppo spesso, cioè vi annoia, quando è arrivata la nuova porta, di nuovo la porta, ma l'ho fatta 10 minuti fa. E questa è la meccanica del gioco, cioè va bene che a livello platform c'è tanto da saltare, tanto da calcolare e va bene, ma almeno mettere qualche meccanica in più per andare avanti, cioè non ha veramente senso. Per non parlare appunto dei collezionabili, i collezionabili ragazzi, cioè io mi sono lamentato di Cow the Kangaroo, ma in Disney Illusion Island mi aspettavo qualcosa in più. I collezionabili sono inutili come il rotolo di carta igienica. Cioè il rotolo di carta igienica una volta che è finito almeno è un pochino più utile, perché prima tiene insieme la carta igienica. Quale di collezionabili non hanno senso? O sono le carte o sono dei gingilli, non mi ricordo come si chiamano. E sono tutti easter egg per chi ha visto i corti animati o comunque le serie animate di Topolino. E va bene, ci sta, ma al resto del gioco non dà nulla. Cioè ti dà i cuori e ti dà dei poster. Ma perché? Ma mettimi, che ne so, anche semplicemente delle skin, no? Che tu, ecco, ora siamo nel 2023, le skin sono praticamente in tutti i giochi. Mettimi anche qua, che magari prendi 10 carte e sblocchi la skin. No, io l'avrei prese tutte. Non le ho prese, ma perché sono inutili. Servono un cazzo. Cioè, trovi il gingillo, ora non mi ricordo come si chiama, e hai sbloccato Topolino degli anni 60. Ma che cazzo me ne frega a me di vedere Topolino nella... Cioè, nella collezione, sì, vabbè, carino, ma non ci faccio niente. Quindi, attualmente ho finito il gioco, ma non ho preso tutti i collezionabili. Anche perché, per ottenere tutti i collezionabili, non dico che devi tornare indietro, ma ti devi rifare tutta la mappa. Perché non ci sono dei viaggi veloci. E torni indietro, poi ti perdi, perché ti perdi, la mappa è un casino, non si capisce niente. È tutta così, il gioco è tutto così. Dei collezionabili talmente carini all'inizio, ma che poi andando avanti, a parte si trovano con una facilità che non ha senso. Apri la mappa e ti indicano anche dove trovarli, quando trovarli e come prenderli. Cioè tutto questo non ha veramente senso. E va bene, i collezionabili sono brutti e poi ragazzi sono troppi. Cioè sono troppi. Per non parlare poi di quei globuli blu, ora non mi viene neanche il nome di quelli, i Gloomt mi sembra si chiamino. Cioè pure lì li prendi perché fai salti, e ma se non fai salti non vai avanti. Non è che li devi prendere perché devi fare dei salti strani. Cioè me li dovevano mettere come io faccio un salto alternativo e prendo quelle particelle, quei Gloomt. Invece no, tu salti là perché devi saltare per andare avanti e prendi quegli oggetti. Cioè sono talmente inutili, talmente fatti col culo, che non ha senso. Vabbè. E poi ragazzi, ritornando alla mappa, questa cosa non me la sono segnata, il gioco è un continuo andare avanti e indietro. E io ragazzi cioè questa cosa è una piccolezza mia, ma non è possibile che io debba andare avanti dopo 10 minuti di tornare indietro in quella posizione dove stavo prima, perché devo farlo e basta. Ma voi direte, vabbè, non hai parlato ancora dei boss. I boss, ragazzi, me li sono tenuti per l'ultimo, sono una cosa veramente disastrosa. Non ho mai visto in un gioco platform, ma comunque in un gioco in generale, cioè neanche in Croc, dei boss così stupidi. Cioè, sono dei boss talmente inutili che non vi colpiscono. Vi faccio esempio, il primo boss, dovete semplicemente colpire delle pedane, prenderle tutte, delle piattaforme, colpirle poi saltandoci sopra, le sblocchi e il boss muore. Questo è il primo boss.
E voi direte, e lui come ti attacca? Lui mi attacca semplicemente mettendo delle altre piattaforme. E vi ricordo che però i salti sono fatti molto bene. Quindi quelle piattaforme che ti attaccano non le prenderai mai. A me la cosa che fa ridere però qual è? Che quando voi inizierete il gioco vi chiederà, vuoi giocare a facile, difficile o media? La difficoltà è la stessa, non cambia nulla. Cioè non capisco, ok che è un gioco di Topolino e che mira i bambini, ma la difficoltà è troppo semplice. Per non parlare poi della politica che la Disney ha in questo periodo. Topolino, Minnie, Pippo e Paperino non possono attaccare i nemici. Cioè, ma dico io, ma che ci voleva mettere un attimo, che ne so, una frusta, una frullata, una cosa, per poter colpire, facevi delle boss fight, secondo me molto meglio. Invece no, anche le boss fight sono fatte con lo stile platform, cioè devi saltare per poterle battere. Ma che senso c'ha? Differenzi un po' quello che è il gameplay. Invece no, banalmente l'hanno fatto, ve lo dico, non è che non l'hanno voluto fare, loro secondo me ci avevano i piani, il piano di fare questi attacchi, no? Il contrattacco diciamo, però secondo me non l'hanno fatto perché Disney ha detto, oh, Topolino non può attaccare i nemici, cioè Topolino è buono, cioè Topolino gioca con i bambini, non può colpire il boss. No, ma allora a sto punto il gioco non me lo facevi proprio, cioè facevi tutt'altro. Il problema principale di Disney Illusion Island è che appunto il gioco non ha una crescita nella difficoltà, cioè è troppo semplice dall'inizio alla fine. Vi troverete a giocarci per caso, cioè io mi sono trovato a vedere dei film e giocavo a Disney Illusion Island. Ma perché è troppo semplice? Vi ripeto, anche i nemici che ci sono nel gioco sono messi in modo che tu fai il salto e ci cadi in testa e prendi danno. Il punto però qual è? Che, ripeto, i salti sono fatti benissimo. Quindi se sei bravo e un minimo di platform li hai giocati, come per esempio il New Super Mario Bros., questi danni non li prenderai mai. E a me è capitato, non dico, cioè penso mai di fare game over, cioè i tre cuori non li ho mai persi, ma perché appunto non fai danno. Magari sì, forse i primi minuti di gameplay avrò perso tutti i tre cuori, ma perché stavo prendendo un attimo la mano. Ma una volta che diventi e capisci come funziona il gioco, cioè non subisci mai più danno, ragazzi, vi giuro. Quindi, conti fatti, il gioco è noioso, è veramente di una noia mortale. Se dovete accendere la Switch per giocare a Disney Illusion Island, dovete procurarvi qualcuno che almeno parli con voi, o un film di sottofondo o una live di sottofondo, perché ragazzi, giocare a Disney Illusion Island da soli, tra l'altro, è di una palla che voi non avete idea. Trovate qua sul mio canale YouTube una live che ho fatto qua su Disney Illusion Island e l'ho chiusa dopo un'ora, perché ragazzi era di una noia mortale, voi vi stavate annoiando, io mi stavo annoiando e ho dovuto staccare, ma perché era veramente troppo noioso. Ho visto tra l'altro che i giornalisti a Disney Illusion Island hanno dato come voto 7,5-8. A me non piace dare voti, però se mi puntasse una pistola, ecco, alla tempia, gli darei come voto 5. Non arriva alla sufficienza, a me un platform deve piacere, deve divertire. Io Crash Ancient Trilogy, cioè ci ho giocato per giorni, ma di fila proprio. Ratchet & Clank Rift Apart di fila, anche Jak and Daxter di fila tutti i giorni, ce l'ho platinato in 2 giorni. Disney Illusion Island ci giocavo un quarto d'ora e lo staccavo, ci ho messo un mese a finirlo, cioè impossibile. Un mese per giocare un gioco di 6 ore, cioè per farvi capire un po' quanto tempo ci ho giocato. L'unica cosa, io diciamo che più che 5 gli darei un 4, però la cosa buona è che viene venduto a prezzo budget, viene venduto a 40 euro, e quindi diciamo che il 5 glielo do. Però ragazzi, non è un platform che consiglierei, nel senso che se qualcuno dovesse chiedermi che platform mi consigli da giocare su Switch, di sicuro Disney Illusion Island è all'ultimo posto. Mi ricordo che facevo paragoni con Rayman Legend, ma Rayman Legend è tipo 10 volte avanti a Disney Illusion Island. Cioè a livello sonoro, con le musiche, ecco, le musiche non ne ho parlate, sono una cosa orribile. Le musiche di Rayman Legend sono favolose, i livelli fatti con lui che corre e la musica va a tempo, stupendo. Disney Illusion Island se lo sogna. Ma pure banalmente tutti quanti gli effetti sonori di Disney Illusion Island sono un po' così, vabbè. Però diciamo che mi sono dimenticato di metterlo, ma sicuramente li metto nei difetti. Signori, detto ciò, vi ringrazio per la visione. Questo vi giuro che è l'ultimo video di Illusion Island, anche perché non fa visualizzazioni.
E vi ricordo che questa settimana me la prendo di pausa, quindi ci vediamo direttamente a settembre. Però comunque rimarrò in contatto con voi tramite commenti, farò dei post anche sulla community e chissà, forse anche qualche shorts, magari riferendomi a qualche videogioco che sta uscendo in questo periodo. Io vi ringrazio, vi saluto e alla prossima.